sindacato nuovo che prova a intercettare i lavoratori, i giovani, in un luogo inedito e diverso per un'organizzazione sindacale, portando all'ordine del giorno di queste serate il tema del welfare aziendale, del welfare territoriale, che è uno dei punti strategici per il sindacato che guarda al futuro. L'iniziativa dell'ALPA è un'iniziativa importante per il Piemonte orientale, prima cosa perché è la prima iniziativa che riunisce tutte le categorie con un unico scopo, quello di cominciare a essere operativi sul territorio. Seconda parte, per portare un servizio ai lavoratori, andando a interfacciarsi su quelli che sono la base dei fondi pensione, dei fondi di categoria che al momento risultano ancora non essere conosciuti. L'ALPA è una preziosa occasione per far capire cosa vuol dire, per far capire un po' a tutti cosa vuol dire fare il sindacalista, ma soprattutto per far capire cosa vuol dire costruire il sindacato. Guardate che insomma vuol dire spendere il proprio tempo e soprattutto il proprio impegno per fare giustizia insieme, ma soprattutto per dare dignità a coloro che sono esclusi. E la CISL scuola tutela il personale della scuola, perché è nella scuola che si crea il futuro per i nostri giovani e per i nostri figli. Ma è importante partecipare per farsi conoscere. La cosa essenziale in un sindacato o comunque nelle grandi organizzazioni di massa è quella di far conoscere alle persone a cosa servono. Penso sia importante per un sindacato, soprattutto la pubblica amministrazione, che in questo momento è in una fase di rivoluzione anche da un punto di vista politico, organizzativo e gestionale, far conoscere la pubblica amministrazione da una parte e soprattutto il sindacato della pubblica amministrazione. Non siamo più il sindacato dei privilegiati, il sindacato di coloro che devono essere difesi a tutti i costi, ma siamo il sindacato di operatori che in qualche maniera vogliono far funzionare la pubblica amministrazione. Far funzionare la pubblica amministrazione vuol dire essere volano dello sviluppo del paese, e questa è forse la cosa più importante che dobbiamo sempre assumere come sindacato. Il sindacato non è soltanto dei lavoratori, dicevo un vecchio slogan, il sindacato, ma è soprattutto dei lavoratori e in questo caso dei cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione.